Siamo in piazza 20 settembre con Andrea Romiti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ci parla un attimo della sicurezza e ci illustra alcune novità. Sì, allora, è evidente che qui la situazione è molto grave. Abbiamo voluto fare la conferenza stampa qui in piazza 20 settembre perché è un po' il simbolo di una città che non funziona. Allora, prima la problematica negli anni passati era individuabile in zona Piazza della Repubblica, quartiere Sant'Andrea. Poi hanno detto che Piazza 20 Settembre sarebbe diventato il salotto della città levando il mercatino americano. In realtà è rimasta una piazza vuota e il degrado e i reati sono all'ordine del giorno. Quindi abbiamo detto, presentiamo la mozione sulla sicurezza in questo non simbolo che invece doveva essere secondo il PD e i 5 Stelle che negli ultimi anni hanno amministrato la nostra città. La nostra mozione sulla sicurezza ha dei punti pratici, pragmatici. Noi chiediamo che sia richiesto l'intervento delle pattuglie dell'esercito del progetto Strade Sicure, che sia messo nell'arco delle 24 ore, quindi ci siano i turni della mattina, pomeriggio, sera e notte. Non ci sono le telecamere, scusa, che garantiscono la sicurezza in questa piazza? Allora, su questa domanda, le telecamere sono utilizzate non tanto per una prevenzione, sì, sono per una fine di prevenzione perché sai che c'è le telecamere, ma se poi non fai la successiva repressione non serve a nulla avere le telecamere. Cioè, se il cittadino straniero ormai sa che anche se spaccia sotto la telecamera nessuno lo arresta, alla fine la telecamera non ha senso, perché purtroppo avviene questo. Abbiamo visto pochi giorni fa il filmato che è girato sugli WhatsApp di tutti i livornesi e oltre, che è anche su Facebook, della rissa che c'è stato del cittadino straniero che si è spogliato davanti alle pattuglie della polizia municipale, che era sotto la videocamera, la rissa era là sotto. Quindi è evidente che non c'è il controllo del territorio, non c'è chi poi riesce a intervenire, a fermare la persona, andare a vedere le telecamere, ecco dove entrano in gioco le telecamere, cioè nel momento in cui si ferma la persona che ha commesso il reato, si va a vedere le telecamere. Non è che la telecamera in sé può arrestare, la telecamera in sé viene vista in diretta, la telecamera in sé viene vista successivamente, ma se nessuno compie l'arresto o se nessuno compie, diciamo, di aver fermato la persona, questa telecamera non serve a niente e ad oggi queste telecamere non servono a niente. Quindi voi proponete? Noi proponiamo che sì, che intervenga, che sia messo, che sia richiesto l'intervento delle pattuglie previste per il progetto Strade Sicure, cioè quindi le pattuglie dell'esercito, sui quattro quadranti, mattina, pomeriggio, sera e notte. Quindi H24. Chiediamo che sia istituito un nucleo antidegrado della Polizia Municipale, cioè che sia formato un nucleo tra gli agenti della Polizia Municipale che si occupi specificatamente di combattere il degrado e di contrastare la microcriminalità. Questo nucleo deve essere anche fornito di determinati strumenti, diciamo, di difesa e anche di prevenzione, cioè quindi che abbiano lo sfollagente, che abbiano lo spray peperoncino o taser e che possano utilizzare anche quello che oggi è stato utilizzato in altre città, cioè l'uso dei droni. E perché l'uso dei droni? Perché l'uso dei droni comunque aiuta a un maggior pattugliamento della zona. Oltre al nucleo, e questo nucleo deve essere impiegato sui tre quadranti, mattina, pomeriggio e sera. Chiediamo anche che sia avviato finalmente quello che è stato votato l'anno scorso al Consiglio Comunale, che avevamo proposto noi e che ancora non è stato avviato, il controllo di vicinato, dove c'è una sicurezza partecipata da parte dei cittadini, i quali possono fare delle segnalazioni qualificate alle forze dell'ordine e le forze dell'ordine poi possono proseguire nelle indagini. Questo è importantissimo. Il Comune di Livorno sta perdendo tempo perché l'abbiamo votato in Consiglio Comunale ma non ha avviato ancora il progetto. E quindi questa è un'altra cosa che chiediamo. L'altra cosa che chiediamo sono due ordinanze comunali. Una, che sia vietata l'apertura dei mini market etnici dopo le 20.
loro devono stare aperti come fanno tutti gli altri esercizi commerciali, fino alle 20. Dopo le 20 devono chiudere. L'altra ordinanza comunale è che in quest'area del centro, nei fondi commerciali, non si può dare la possibilità di apertura ai circoli privati. E ci riferiamo ai circoli privati, quelli dei sudamericani, dove si balla, c'è la musica, si somministra bevande fino a tarda sera e disturba moltissime persone. Ci sono tantissimi cittadini che ci hanno segnalato questa problematica. Quindi noi chiediamo che il sindaco faccia queste due ordinanze, che obblighi la chiusura dei mini market alle 20 etnici e vieti l'apertura dei circoli privati nei fondi commerciali in quest'area. Altra cosa che il sindaco deve fare nel comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica è chiedere che ci siano degli interventi interforze, cioè quindi tra carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia municipale, affinché siano verificate il rispetto delle ordinanze che deve emettere e che siano fatte anche dei controlli sul territorio anti clandestini, cioè di verifica che le persone che durante le ore serali, durante le ore notturne siano regolari sul territorio. Ecco, questo che chiedete lo chiedete solo quindi, cioè, per Piazza 20 o anche per le altre piazze critiche, tipo Piazza della Repubblica? Questa è nell'area compresa tra Piazza 20 Settembre, Via della Valorati, La Fortezza, Il Pontino, Via Garibaldi, La Guglia, Piazza Garibaldi, Via Terrazzini, in quest'area, diciamo, del centro più storico della città, che purtroppo è nel degrado. E occorre veramente indirizzare il controllo del territorio. Qua va aumentato il controllo del territorio. Questa mozione va in questa direzione. Aumenta in modo, diciamo, preciso e concreto il controllo del territorio, utilizzando l'esercito, un nucleo specializzato della polizia municipale, il controllo di vicinato. Ok, perfetto.